Questo primo mese è andato molto bene, anzi è volato quasi. Fare ogni giorno la lavatrice è un po' pesante, però si fa. Per me la palla a mano è importantissima, mi fa sentire bene, diciamo. 3 settembre 2021. La pallamano italiana apre le porte del suo luogo simbolo, la Casa della Pallamano, uno spazio in cui costruire il futuro. 18 talenti tra i 16 e i 17 anni hanno scelto di cambiare vita, città e scuola. Nasce il Campus Italia. Allenamenti, studio, palestra e le sfide del campionato di Serie A2. Tutto questo per inseguire un sogno, diventare protagonisti dei successi futuri in maglia azzurra. Diciamo che è un'esperienza fantastica perché è per tutti nuova, ma nello stesso tempo affascinante perché abbiamo a che fare con 18 ragazzi stramotivati, molto educati, molto disciplinati, per cui è abbastanza facile poi affrontare tutte le problematiche perché incontriamo tanta collaborazione dalla loro parte. Beh, allora inizialmente è stato anche abbastanza difficile perché giustamente esci da casa, vieni qua per vivere comunque con altri ragazzi, non sono i tuoi genitori che ti aiutano. Stasera a che ero allenamento, stasera cosa devo fare, come mi sono allenato in questi giorni. Non pensa più a stasera esco, vado con gli amici, vado in discoteca, pensa ok domani sveglia alle 6, letto presto, devo andare a scuola. Ci vogliono molti sacrifici, però per il momento ce la stiamo facendo. Abbiamo dovuto appunto affrontare le problematiche legate alle camere, alla vita scolastica. Il mio compagno in stanza è Federico De Ruvo, da Teramo. Ci conosciamo già da tantissimi anni, quindi il rapporto tra noi è fantastico, è molto bello. Quindi... E tutto questo chiaramente coordinato con gli allenamenti. Per esempio, prima di andare avanti, qualcuno mi può saper dire di Cristiano? Abbiamo visto strada facendo che invece bisognava un pochettino rallentare perché dovevamo dare appunto una coordinazione con gli orari scolastici e con lo studio. Ogni volta di andare in trasferta il sabato, la domenica, poi gli allenamenti infrasettimanali, è difficile anche un po' studiare, però mi sto organizzando bene. Ci svegliano molto presto, soprattutto 3 giorni a settimana dove li chiamiamo in palestra pesi, poi da quel momento fanno colazione. E vanno a scuola, in scuole diverse. C'è chi va a Pescara, per cui impiega un po' più tempo rispetto a chi va a Chieti Alto che a Chieti Scalo. A scuola va bene, poi i compagni di classe sono tutti simpatici, mi mancano i vecchi compagni di classe che comunque erano gli stessi amici con cui uscivo, però mi trovo bene. Come ritornano a scuola mangiano, tornano nelle stanze, c'è lo studio, ci sono gli allenamenti serali e quindi c'è anche il tempo dedicato allo studio. La frusta non è altro che un avanzamento del gomito e un ritardo della palla. Cosa è la tecnica di fare? Sempre passaggi normali, una cosa è la frusta. Quindi anche questo è un dicevo dal terzino, un passo. All'inizio non ci credevo, non mi sembrava vero. È stata una grande gioia. Penso che avremo gli strumenti perché dopo 2 anni possano essere dei giocatori abbastanza completi e quindi primeggiare in Serie A. La pallamano per me è tutto. Adesso, ora come ora, è tutto. Nel senso, mi alzo la mattina, penso scuola, poi pallamano.